3. And take one A and B camera markers. Liliana Cavani è nota al pubblico televisivo per aver portato sul piccolo schermo profili e documentari storici di rigoroso impegno, come un ritratto di Pétain e gli anni d'Europa dedicati al nazismo, e infine quattro trasmissioni inchiesta che avevano come tema la casa in Italia. Peppino, tu? Sei pronto, Peppino? Sei pronto? Preparati con, a suggerire, facciamo una prova così come viene naturale. Senti, per favore. Se
mi ha detto niente, parla per conto suo e ogni tanto canta. Ecco, esatto, capito? Allora cercate di ricordarvi le battute, facciamo una prova così come viene naturale, no? Movimenti naturali. Tu entri, Chiara, scusa, tu hai per occupazione stai apparecchiando, no? E loro ti aiutano a passarsi i piatti, eh? Tu però attacchi subito il discorso, ti fermi ad ascoltare, rispondi. E via via tutte le battute, così come vengono, capito? Io parlo con lui mentre apparecchio la tavola. Sì, ma appena lui ti attacca, ti dice il suo discorso, sì. Tu smetti, perché ti dice un discorso abbastanza importante e serio, capito? Sì. Ecco, allora tu smetti con i piatti in mano, eccetera, e ascolti. Sì. E gli rispondi, così come viene naturale a tutti, capisci? Come ti viene naturale, poi vediamo, dai. Va bene. Chiara? Chiara, posso dirti una cosa? Sì. Qui il vostro convento è pieno di pace, ma non pensi che Francesco abbia bisogno di una stanza più calda? Perché la capanna che gli hai fatto costruire lì fuori, scusa se te lo dico, non va bene per un ammalato. Tu credi? Beh, è l'impressione che abbiamo avuto in questa visita. Allora bisogna fare in modo che stia meglio. E Francesco? Non mi ha detto niente. Parla per conto suo. Ogni tanto canta. È sempre così da stamattina. Non sta bene. Ha dolori dappertutto. E vede sempre meno. Bisogna convincerlo a dormire su un letto, in una casa più calda. Ma queste sono cose che non vuole nemmeno sentire. E tu, Leone, non riesci a convincerlo? Ma che posso fare? Non si lascia nemmeno medicare. In questa biografia francescana c'è una parte documentaria relativa alla iconografia tradizionale e ai luoghi autentici in cui visse San Francesco? Non, perché qui ad Assisi tutti i posti originari, così, di nascita, di crescita, dove si sono svolti gli avvenimenti della vita di Francesco, sono stati tutti modificati dal tempo, da recenti ricostruzioni, eccetera. Praticamente non c'è più nulla o quasi di autentico. Ma allora perché ha scelto proprio Assisi? Ho scelto Assisi perché soprattutto nella campagna di Assisi si ritrovano castelli, conventi benedettini e poi la campagna stessa, che è quella originaria, è insostituibile, insomma. Il suo racconto segue una linea tradizionale oppure ha puntualizzato gli aspetti meno consueti, meno divulgati della vita di San Francesco? Io e Pinelli, quando abbiamo fatto questa sceneggiatura, abbiamo cercato di capire soprattutto chi era Francesco e che cosa ha fatto. La cosa che ci ha colpito di più è stata questa. Francesco ha voluto imitare Gesù Cristo alla lettera, seguendo parola per parola il Vangelo. Ora, questo ci ha permesso anche di capire qual è il rapporto tra umanità e santità. Cioè, uno di questi esempi è dato oggi da Giovanni 23, oggi si parla di santificarlo, eccetera. Siccome l'abbiamo conosciuto in vita, questo ci permette di capire come anche la vita di un santo possa avere tutti i suoi aspetti umani, reali. E noi abbiamo cercato in Francesco di ritrovare la sua autentica umanità.